Buonasera, buonasera a tutti da Tonio Laino. L'ennesimo scempio di una partita mal governata, mal gestita, mal giocata. Un primo tempo dove abbiamo giocato una porta. Siamo stati inconcludenti. Abbiamo fatto tanto tiki-taka, abbiamo avuto tanto il possesso della palla, così si è calciato una volta e mezza, è stata pericolosa. Questo è quello che abbiamo visto nel primo tempo. Sempre in maniera confusionaria, sì, con delle azioni, con dei guizzi solitari notevoli, però la partita comunque finita 0-0. Giocate fine a se stesso, e vabbè, ne stiamo parlando. Inizia il secondo tempo, ed è il blackout Lazio. Il solito, l'ennesimo blackout Lazio. 5 minuti 0-1, 1-1, 2-1. 0-1 a dormire. Poi il gol fortunoso di Zaccagni, anche se di rabbia perché la palla viene toccata da Giannetti. E dopo 30 secondi ci prendiamo il 2-1. Fine partita. Fine partita. Non abbiamo più fatto un cazzo. Non abbiamo più fatto un cazzo. Quelli hanno iniziato a difendersi, a picchiare, a fare fallo, a non farci passare, a buttare via la palla. E noi abbiamo fatto tante giocate sbagliate, tante cazzate in difesa, tante cazzate in centrocampo, tante cazzate in attacco, tante giocate senza sbocco, tante giocate che non sapevamo cosa fare con questa palla. Se darla in profondità, se fare un 1-2, se girarla, se cercare di verticalizzare. Non sapevamo niente. E nell'ultimo provo a vedere che sta facendo cagata qua, che per fortuna abbiamo preso il 3-1, ha fatto una cagata. Mancano 3 minuti, l'Udinese in 10 uomini, ma comunque il mio giudizio, anche se dovesse arrivare il pareggio, non cambia, perché abbiamo fatto una partita di merda, una partita che dovevi vincere. E come mai, se tutti perdono, la Lazio deve approfittarne? Impossibile approfittare della merda di tutti gli altri, perché noi, gli altri stanno facendo schifo, noi stiamo facendo ancora più schifo. Potevamo approfittare del Napoli che ha pareggiato, potevamo approfittare dell'Atalanta che ha pareggiato, potevamo approfittare del Bologna che ha perso, potevamo approfittare di Fiorentina e Roma che hanno pareggiato e noi perdiamo. Allora, cari ragazzi, io mi sono rotto i coglioni, tanto ormai abbiamo capito che l'anno è questo, che la stagione è questa, che ci potrebbe salvare solo la Coppa Italia, ma se giochi così non vinci, non passi neanche e fai figure di merda pure con la Juventus in Coppa Italia. Abbiamo capito che la stagione è questa, basta, fine, stop. Chiuso il discorso, ragazzi. Stiamo facendo cagare. Siamo usciti dalla Champions League meritatamente perché lì ci hanno preso a pallonate. E stiamo facendo cagare anche il campionato. Perché siamo noni, ottavi, non in classifica. E questa è la classifica. Ora questo non vuol dire che sei più scarso del Milan, della Fiorentina, del Bologna, della Roma, dell'Atalanta, del Napoli. Vuol dire che stai facendo schifo. Perché la verità è che stai facendo schifo e stai perdendo anche con l'Udinese che fa punti per la salvezza. Punti per la salvezza. Provedel, ragazzi, basta. Cioè, ma basta, ragazzi, basta. La stagione è chiusa, la stagione è finita. La stagione è finita. Non abbiamo idea, non abbiamo voglia, non abbiamo gioco, non lo so. Si è fatto male anche Provedel. Ragazzi, che cosa dobbiamo fare più? Allora, io vado a leggere un attimo le statistiche di questa partita, anche se la partita non è terminata, perché è giusto andare a leggere anche le statistiche di questa partita. Allora, statistiche. Togliamo i risultati. 69% di possesso palla, 18 tiri a 13, 6 tiri in porta a 5 e abbiamo perso 2-1. Non è che è stata una partita che tu hai demeritato di perdere, perché non è che quelli hanno fatto chissà che più di noi. Siamo noi che abbiamo fatto per l'ennesima volta cagare, cagare. Quelli hanno fatto due tiri e mezzo, hanno fatto dei gol. Tu hai fatto mille azioni, non sei stato cazzo di buttare la palla in porta, cazzo di buttare la palla in porta, e hai avuto un ennesimo blackout. E non hai vinto una partita che era fondamentale vincere. Se volevi quantomeno provare a restare in corsa,
ma anche per l'Europa League, perché la Conference League io non la voglio fare, perché è una competizione di merda, dal doppio valore sportivo, e questo lo sappiamo. L'anno scorso siamo usciti apposta con la competizione per andare a conquistare un secondo posto, perché gli altri hanno fatto cagare, ma noi abbiamo fatto bene, abbiamo fatto meglio degli altri. E tu quest'anno, adesso che non è più competizione, e dovevi riprenderti, vincere in casa contro l'Udinese, che è una squadra di merda, perdi in casa 2-1 contro una squadra di merda, facendo una partita di merda, e la stagione è finita. Signori, la stagione è finita, perché se andiamo a vedere la prossima partita. Come si vede la prossima partita? Non lo so. Non lo so come si vede la prossima partita. Giochiamo. Giochiamo la prossima partita a Frosinone il 16. Giochiamo a Frosinone e credo che questa è una partita che devi vincere a Frosinone, vero? E poi andiamo con la Juventus. Poi abbiamo la Roma. Poi abbiamo la Salernitana. Signori, abbiamo fatto piangere. Signori, abbiamo fatto piangere. La stagione è finita e ringrazia che non arriviamo più di decimi. E sono arrabbiato perché in questi anni abbiamo fatto dei campionati, dei campionati, culminati da questa stagione di merda, che doveva essere la stagione dove si sarebbe alzata l'asticella. Invece abbiamo fatto cagare il cazzo. Puoi vincere la Coppa Italia per andare in Coppa UEFA? Potrebbe essere un... non lo so, però se giochi così non... Scordiamoci la Coppa Italia, ragazzi, scordiamoci la Coppa Italia. Se giochiamo così, e abbiamo perso anche contro l'Udinese, perché la partita credo che sia finita. Finita la partita? Complimenti. Bravi. Non voglio dare neanche le pagelle, signori, perché io do un 2 a tutti, un'insufficienza a tutti, una prova indegna, ragazzi. Non indegna, indegna, una prova indegna. Avete altre parole? Non ho altre parole, è una partita proprio indegna. Sta finendo la partita. Questi tengono palla, vicino alla bandierina. No, vabbè, la partita è finita, ragazzi. È finita la partita. Non è inutile anche discutere, è inutile anche discutere. Stiamo facendo ridere i polli. Stiamo facendo ridere i polli, signore. La partita non è ancora finita, ragazzi. Ci stiamo difendendo. Ci stiamo difendendo. Stiamo perdendo, ci stiamo difendendo. Ma vi rendete conto? Boh, io davvero non ho parole, signori. Commentiamo insieme la partita. L'Udinese tiene palla. La Lazio, la rimessa è nostra, anche se era loro la rimessa. Rifacciamo sta rimessa, la sfruttiamo malissimo perché regaliamo palla a loro. Che la buttano in rimessa laterale. Ultima azione per la Lazio. Ultima azione per la Lazio. 65 palloni in campo. È ripartita l'azione, ragazzi. Ragazzi. Ma che state facendo, ragazzi? Lazzari per Mario Gila, uno dei migliori in campo. L'unico forse che si salva è Mario Gila, che prova a buttare sta palla in mezzo. Non c'è nessuno. Palla lunga. Castellanos perde anche questa. L'Udinese spazza la palla. L'arbitro continua a far giocare, perché credo che c'è stato l'infortunio di provvedere, è stato Mandas. Gira, lancia, scivola, colpo di testa vicino a Castellano, scalcio di rigore. Ragazzi, questo era rigore, ragazzi. Io non voglio recriminare, ma credo che qua ci poteva stare un calcio di rigore, eh? Non lo so. Però è una decisione di campo, l'Udinese. L'arbitro fischia la fine, ma credo che ci poteva stare un calcio di rigore alla fine. Non so quanto l'entità fosse forte, e se l'arbitro, in questo caso l'arbitro, è l'entità, io ho fatto l'arbitro, anche l'entità di un fallo lo può giudicare soltanto l'arbitro dal campo. Quindi se l'arbitro non ha fischiato, evidentemente il VAR non può intervenire perché evidentemente il contatto non era abbastanza forte Infatti sta spiegando Aureliano, che è un signore, posso dire, Aureliano è un arbitro
è un signore, secondo me, eh? E sta spiegando un po' i giocatori. Detto questo, abbiamo fatto un'altra partita di merda, abbiamo perso anche con l'Udinese, complimenti, complimenti, e basta. Una buona serata, alla prossima figura di merda, forza Lazio.